E poi ditemi che l'acquisto di Agustin Alvarez non era fatto a caso. Ragazzi, era normale che Scamacca andava via dal Sassuolo. Ma l'interrogativo è: dove va? Rimani in Italia? Non rimani in Italia. Perché Paris Saint-Germain ha trovato già l'accordo da una settimana col giocatore. E l'ultima offerta fatta dal PSG è stata di 40 milioni più bonus. La richiesta del Sassuolo era 50, ma puntellata, l'accordo c'è. Si ballano pochi milioni, ma sembra quasi praticamente fatta. Manca solo la firma, le visite. Mamma mia, che colpo! In uscita dal Paris Saint-Germain c'è un certo Neymar, perché un certo Mbappé. Non vi spoilerò nulla, non vi spoilerò nulla. Quindi, offerta del Paris Saint-Germain è 40 milioni più bonus. La richiesta iniziale del Sassuolo 50 milioni. La forbice si è ridotta notevolmente, tanto da far entrare a discussione alle battute finali, quello che vi ho detto appena adesso. Pazzesco! Pazzesco, Gianluca Scamacca sta per essere un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il 23enne attaccante romano ha già trovato col suo agente Alessandro Lucci un preaccordo con il Paris Saint-Germain. E quindi nel futuro di Gianluca c'è la Francia, c'è Paris Saint-Germain. Non ci credete? È tutto vero. È tutto vero. E quindi l'acquisto di Agustin Alvarez mi doveva far accendere la lampadina. Cancelliere sfumato. Ma Raspadori ci pensa qualcuno, eh? A Raspadori pensa qualcuno, a Berardi pensa qualcuno, vediamo se il Sassuolo pensa a qualcuno per rimpiazzare questi giocatori. Cancellieri poteva essere un sostituto di Raspadori, ma la Lazio lo ha sorpassato. E quindi ragazzi, questioni di giorno. Prossima settimana sarà tutto ufficiale, secondo me. Tanto domani apre il mercato e lo scopriremo. Lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale se c'è Luca Scamacca PRS Saint-Germain. E dubito che non farà il titolare, perché 50 milioni, 45 quelli che sono, non li spendi per una riserva, tanto c'è ancora Icardi là. Gran parte della stagione secondo me la giocherà Gianlucchino, e poi potrà crescere, magari Mancini lo chiamerà spesso in nazionale, vedremo, si deve sgrezzare. A Paris Saint-Germain ci sono i campioni, vedremo. Vedi, mamma mia. Questa è una notiziona da paura. Lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale. Qui da Dani Nerazzurro è tutto. Siamo quasi a 1040 iscritti. Bravi ragazzi, grazie di tutto. Link in descrizione, ovviamente sempre i soliti tre.
Mi raccomando, su YouTube seguite chi ha YouTube, segua questo canale. Chi non ha gli altri due Instagram e TikTok, pazienza, ma se avete tutte e tre, ragazzi, fate tutti i click che volete e followatevi, iscrivetevi a questi canali. Niente, per oggi, per questo video è tutto. Pariamoci il culo così. E nulla. Tanta tanta roba. Tutti pensavano Inter, Milan, Juve, e invece PSG, bella riga.